tutti e benvenuti in Casa Galbani, dove si preparano ricette buonissime in maniera super semplice. Oggi prepariamo il tiramisù senza savoiardi e senza lattosio, così anche chi è intollerante al latte e chi non gradisce i savoiardi può mangiarlo. Qui ci sono tutti gli ingredienti che useremo per preparare il nostro tiramisù. Come vedete, noi abbiamo scelto il mascarpone Galbani Santa Lucia senza lattosio e dei biscotti secchi, che però potete tranquillamente sostituire con delle fette biscottate. Tirate le uova fuori dal frigo mezz'ora prima di cominciare la ricetta, così saranno a temperatura ambiente. Separate gli albumi dai tuorli e ricordatevi che mai, per nessun motivo al mondo, il tuorlo deve finire negli albumi, altrimenti non si monteranno. Mettete da parte il resto degli ingredienti e dedicatevi agli albumi. Montateli a neve fermissima per dare una consistenza più cremosa e spumosa all'impasto. Infatti, se gli albumi non sono montati a dovere, la crema sarà liquida e decisamente poco appetitosa. Finito con gli albumi, passiamo ai tuorli. Nei tuorli mettete lo zucchero e montate per almeno 6-7 minuti o fino a che il composto non risulterà spumoso. Aggiungete il mascarpone. Ricordatevi che questo è senza lattosio, quindi indicato anche per quelli che il lattosio proprio non lo tollerano. Lavorate con una spatola fino a che non otterrete una crema liscia. Adesso possiamo incorporare gli albumi montati a neve. Amalgamiamo sempre con il solito movimento dal basso verso l'alto. Mi raccomando, abbiate pazienza e fate tutto lentamente. Il risultato sarà più o meno così. Oh, finalmente possiamo comporre il nostro tiramisù! Inzuppate i biscotti nel caffè, meglio che sia tiepido, mi raccomando, e iniziate a comporre il tiramisù alternando uno strato di biscotti ad uno di crema. Ci vogliono almeno 3 strati di biscotti e 3 strati di crema. Noi siamo affamati e ne facciamo 4. Ricordatevi sempre di non lasciare spazi vuoti. Riponete il tiramisù in frigo per almeno 3 ore e poi riprendetelo poco prima di servirlo. Ed ecco qui il nostro tiramisù, senza savoiardi e senza lattosio. Non resta che assaggiarlo. Il tiramisù non ha di certo bisogno di presentazioni, ma anche in questa versione è pazzesco. Provateci anche voi ed iscrivetevi al canale. Nel frattempo, buon tiramisù a tutti! Vi aspettiamo in Casa Galbani. Ciao! Mi è da ridere, però.